Buonasera ragazzi, allora mi sono reso conto che probabilmente su questa piattaforma non mi sono ancora presentato. Io mi chiamo Alessandro, ho 42 anni e per l'esattezza li compirò il 18 di aprile. Sono nato portatore di deficit fisiovisivi e nella vita mi occupo di fare sensibilizzazione sulle tematiche del volontariato e del sociale mediante diversi canali, quali per esempio la musica, in quanto a me piace molto scrivere testi di canzoni e qualche volta mi sono stati prodotti da degli artisti di livello medio-basso, anche se le produzioni arrivano anche da degli studi importanti che hanno visto le film di grandi nomi. Mi presento qua quest'oggi su TikTok perché ho visto nell'ultimo periodo che sono diventati virali contenuti, anche forse discutibili, ma non voglio sindacare su questo, che mi hanno fatto un po' pensare, rivedendo un po' quella che è stata la mia storia e tutto il mio vissuto personale, fatto di una grande, grande sofferenza per la piena consapevolezza di quello che sono, sin dagli inizi, quando da bambino non ho potuto frequentare le scuole normali per poter essere trasferito in un centro per persone disabili nel paese a fianco al mio, ecco. E, insomma, crescendo ho sviluppato tanti traumi e quello più grande, diciamo, è stato un complesso di inferiorità nei confronti di chiunque. E anche adesso faccio fatica a parlarne così rapidamente, però se volete si può pensare nei commenti di approfondire. E a causa di questo appunto ho sviluppato tanti traumi e nonostante ciò non mi sono mai arreso, anche se a dire la verità per la fatica che ho fatto a impormi in una società generalista sempre più disposta ad accogliere le diversità in trend rispetto alle diversità che si vedono. Ecco, non voglio offendere nessuno, spero di aver incluso tutto in queste poche parole per dire che mi rendo conto che la mia disabilità, non essendo cognitiva, non essendo affetto da disturbi particolari, quale sindrome di Down, eccetera, non è particolarmente classificabile. Però diciamo che io mi impegno nel sociale, ci credo seriamente in quello che faccio e ho il sogno, il grande sogno di potermi interfacciare ad un pubblico anche piccolo della mia zona per poter raccontare la mia esperienza. In questi anni ho scritto anche un libro che però non sono mai riuscito a pubblicare perché, non avendo un lavoro retribuito e campando di invalidità civile, non posso investire in queste cose perché la salute è molto più importante e di salute sono molto cagionevole. Non amo molto TikTok perché non l'ho capito, poi faccio fatica a vedere, quindi per me è anche difficile riuscire a interagire sulle piattaforme dove faccio fatica a scrivere, però mi piacerebbe tanto potermi confrontare, visto e considerato che al giorno d'oggi non c'è bisogno di nascondersi dietro un dito, chi ha un minimo numero di seguaci, che ha un minimo numero di seguaci, subito diventa virale. Ecco, io no, io non punto né ai soldi né al successo. Però noto con estremo dispiacere che l'unica cosa che sono riuscito a fare è attrarre a me tutti i bulli che mi hanno sempre criticato e mi hanno reso virale,
tra i vari amichetti per prendersi in giro tra di loro. E il bullismo purtroppo non l'ho vissuto solamente sui social, ma anche di persone, ecco, dal vivo, nella vita reale, quella fuori, dove non ho mai potuto avere un amico vicino, se non qualcuno che però non vedo quasi mai, perché le distanze che ci separano sono troppe, e io non potendo guidare una macchina, non potendomi spostare fisicamente, ho sempre avuto questo limite, non ho mai potuto partecipare a concerti assieme ad altre persone, sono sempre andato da solo ai concerti, non mi sono mai fatto fermare da niente, se non nel 2018, quando dopo una serie di peripezie che mi hanno fatto iniziare male quell'anno lì, me l'hanno fatto finire peggio, perché a metà anno, diciamo verso la fine di agosto, ho sviluppato un'amicizia nuova che però è finita subito per una serie di problematiche che non riesco a spiegare qua in pochi minuti, e veramente quella vicenda è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ho pensato di essere arrivato alla fine dei miei giorni. Con annessi e connessi, non vi dico che cosa è stato quel 7 di ottobre, nel quale ho tentato di, ma alla fine, come se non fossi più a questo mondo da quella data, perché comunque nessuno mi ha mai supportato, nessuno ha capito il mio disagio, e questa è la mia sofferenza più grande. Non lo so se qualcuno di voi riesce a farmi arrivare, magari a qualcuno che conta veramente, per dar voce in modo più approfondito alla mia storia, me ne sarei grato. So che, non essendo molto avverso di questo tipo di piattaforme, non so neanche come si possa fare. E niente, se volete, sempre con questo nickname mi trovate su Instagram, o anche nella mia pagina Facebook, che, se non sbaglio, assieme a tutti i miei contatti, è linkata nella bio di questa piattaforma, che è TikTok. E niente, chiudo qui questo primo lungo video, sperando di non avervi troppo annoiato. Se avete domande, commentate qui sotto, se riesco a digitare i commenti, e grazie perché mi ascoltate. Scusate se magari vi ha fatto pena, schifo, impressione o paura. Purtroppo questo sono io, e non mi nascondo di certo dietro a filtri, non mi taglio il video perché non li so neanche montare, quindi se ho inciampicato, scusatemi, ma non è tutta mia, se non sono molto pratico di queste cose. Io sono Pane Pane, vino al vino, e quello che ho da dire lo dico senza filtri di censure. Niente, ciao, e buona continuazione a tutti quanti. Un abbraccio, buona serata.